Bene, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie di essere venuti tutti quanti. Ringrazio coloro che hanno avuto la pazienza di aspettare questo quarto d'ora, nel senso che per me è una giornata abbastanza importante. Siamo abituati a navigare in mari tempestosi, indubbiamente non è un periodo semplice per nessuno di noi. Per me però rappresenta forse, anzi quasi certamente, è l'ultimo rapporto di dati ambientali di cui coordino la presentazione come Presidente. E allora credo che il mio primo ringraziamento sia dovuto, come ho detto, alle persone che partecipano e che hanno voluto restare con noi. Il Vice Ministro Bubbico si scusa, ma aveva una commissione, è passato per salutare, ma non avevamo iniziato la riunione, però questo è un segno anche del Ministero degli Interni sull'attenzione che non solo i dati ambientali rivestono, ma il nuovo assetto normativo riveste. E allora da questo punto di vista, prima di lasciare poi la parola a Stefano Laporta, che sarà molto più protocollare di me, io sono molto operativo, molto diretto, devo dire che i cerimoniali poi mi mettono un po' di orticaria, non riesco a tenerne il filo complessivamente, al di là di abbracciarvi tutti. Io vorrei ringraziare tutti i colleghi di ISPRA, delle agenzie e quindi del sistema, che hanno contribuito ancora in modo non formalmente congiunto, ma sostanzialmente congiunto, adesso farò alcuni accenni, alla redazione di questo annuario 2016 dei dati ambientali. Dal mio punto di vista, in questi anni di presidenza abbiamo avuto moltissime vittorie che riguardano anche non solo le persone esterne, ma le persone interne all'ISPRA, ma soprattutto l'ha avuto il sistema. Il sistema è riuscito a portare a casa la legge 132 nel giugno del 2016, che gli dà delle grosse responsabilità verso il Paese, prima di tutto, però gli dà anche la forza di una coesione che prima non aveva. Mi leggo all'annuario perché l'annuario, noi abbiamo l'abitudine di dire, è una delle quattro attività fondamentali che legano il sistema. Apparentemente tutti quindi dovremmo avere la possibilità di contribuire nello stesso modo. In realtà non è esattamente ancora così. Così tanto vale per le attività di monitoraggio, tanto vale per le attività di valutazione e analisi, tanto vale per le attività ispettive di controllo. La nuova legge però ci dà dei compiti, e quindi, detto che all'interno è un patrimonio di dati e di informazioni, distingo sempre molto attentamente tra dati e informazioni, e così è sempre stato. Adesso ne vedremo un attimo alcune peculiarità nell'organizzazione, alcuni segni di questa nuova era. Dal 2017 ricorda a tutti che i dati prodotti e le informazioni prodotti dal Sistema Nazionale della Protezione dell'Ambiente sono i dati ufficiali di questo Paese, cioè i dati rispetto ai quali le autorità di qualsiasi livello e tipo, quindi da quelle statali sino a quelle comunali, e per qualsiasi specifica iniziativa, che siano di tipo ambientale o che siano collegate ad elementi di conoscenza e di definizione ambientali, dovranno utilizzare questi dati per la loro attività di governo, per la loro attività di controllo, per la loro attività di misura delle proprie politiche e quindi di risultato. Allora verrebbe da dire è tutto a posto. Io direi che invece l'annuario, e con questo veramente
e di nuovo rifaccio un complimento a tutti coloro che hanno partecipato fattivamente, tutti miei, non voglio fare torti a nessuno, a partire da Maria Concetta Giunta, che ha sempre l'onere di prendersi i miei urli, i miei urlacci, le mie soddisfazioni, le discussioni, il confronto. In realtà rappresenta uno sforzo, perché non c'è tutto a posto. Allora, quello che io volevo un attimo sottolineare è, avendo già questo risultato, in quale direzione vorrei che lasciare che il sistema andasse. Ci sono degli elementi certamente di abbellimento, di modernizzazione, di supporto più immediato, però ci sono alcuni concetti fondamentali. Il Sistema Nazionale di Protezione Ambiente è definito un sistema a rete. È un sistema a rete e quindi in qualche modo questo sistema a rete dovrebbe avere una rete, ovvero una piattaforma, ovvero un sistema nel quale riuscire a acquisire, rendere disponibile, condividere, rendere interoperabili tutti i dati e le informazioni che non solo raccoglie direttamente, ma che indirettamente gli devono essere messi a disposizione da coloro che ottengono dati ambientali anche con finanziamenti parzialmente pubblici. Siamo noi pronti come sistema? È pronta ISPRA? Sono pronte le agenzie a raccogliere questo? No. No. Come Presidente ho trovato un sistema SINA, che vi ricordo a tutti, nasce con la legge 61, un sistema SINA ambiguo, non strutturato, senza una piattaforma strettamente adeguata, che oggi è assolutamente inammissibile. Stiamo lavorando per questo. Io spero che nel 2017 questo sia un punto portato a risoluzione nei termini più moderni, anche di metodologia, di tecnologia. Oggi abbiamo i cloud, oggi abbiamo le reti di un certo tipo, abbiamo possibilità per condividere le informazioni. Altro concetto: esce una volta all'anno. È il servizio di dati ambientali che noi vogliamo fornire al Paese, o dovrebbe essere, e in parte già, e questo ritornerò, una sintesi ragionata, soprattutto dal punto di vista dei fenomeni delle politiche, rispetto a una disponibilità del dato che ormai è necessario avere in tempo reale, certamente in tempo reale rispetto ai fenomeni. Se osservo un fenomeno climatico, il tempo reale dell'ora o della mezz'ora, no? Del giorno ha poco significato, ma già se osservo i giorni di raffrescamento, i giorni di riscaldamento necessari per le politiche energetiche nazionali dal punto di vista climatologico, il dato orario è un dato assolutamente necessario. Non solo, e poi mi leggo ad alcuni esempi che sono qui dentro, la scala spaziale è quella, no, da cui siamo partiti, oggi è la scala spaziale dell'alta risoluzione. Questa ha delle conseguenze immediate dal punto di vista politico, lo dico in tutte le sedi, l'ho detto in Parlamento, l'ho detto in altre commissioni, faccio un esempio che trovate qui dentro. In passato una materia che non faceva parte del sistema nazionale delle agenzie per i controlli ambientali, così si è chiamato nella nostra legge di ISPRA, il 123, il sistema, non parlava di consumo di suolo o di sprolo urbano, ovvero di trasformazione di suolo naturale in suolo artificiale, ovvero di copertura. Oggi noi siamo in grado di andare ad una definizione del metro, del mezzo metro, quando noi facciamo il nostro rapporto sul consumo di suolo e sullo sprolo urbano, il che crea dei problemi politici. Mi leggo alla nuova legge sul consumo di suolo, forse nuova legge, percorso, disegno di legge del già c'è un'ambizione antica da quando c'era un discorso in Europa, che poi è stato fatto fallire dalla Germania e dalla Francia, detto molto chiaramente. Beh, evidentemente se c'è una definizione molto larga, molto poco definita di suolo trasformato, beh, allora se il suolo trasformato sotto tot ettari, io posso utilizzare questo suolo trasformato per qualcosa. Se la mia osservazione mi dice che invece che tot ettari sono tot ettari meno delta, e tolgo un meno delta disponibile rispetto alle politiche
no? Che si fanno a quella scala, quindi crea dei problemi di conflitto. Certe volte in questo paese si ritiene che è meglio non vedere che vedere, perché se poi si vede si deve fare delle scelte, tener conto degli obblighi che si sono, che in qualche modo sarebbero evitabili laddove non vedessi. Quindi il nostro compito è assolutamente importante. Non è semplicemente un dato statistico, certamente si lega al sistema statistico nazionale, non è un dato statistico, se no direi è meglio che lo faccia l'Istat. È sostanzialmente una raccolta di dati e di informazioni, ho detto, di cui il minimo livello sono gli indicatori. Massimo livello sono sostanzialmente informazioni che lì partono e ci danno informazioni capaci di valutare un fenomeno in atto. E allora da questo punto di vista ritengo che il complesso, la catena lunga che nasce da le reti osservative al dato, agli indicatori, alle informazioni e alle valutazioni sugli indicatori, ma anche alla costruzione di informazioni superiori, sia un elemento cruciale. Faccio un esempio banalissimo che riguarda i miei colleghi qua, colleghi intendo dire anche delle agenzie. Qualità delle acque lo trovate qui dentro, così come trovate suolo. Suolo non c'era, adesso suolo è nella 132, suolo ha una rete di referenti all'interno delle agenzie di Ispra, cioè è una realtà ormai di sistema, come l'ambiente urbano. In questi anni abbiamo costruito questo, ma se guardate qualità delle acque interne e qualità delle acque marine, hanno due approcci totalmente diversi. Non solo. Chi ci dice, e qua c'è un altro punto, lo dico per l'esterno e per l'interno, chi ci dice sostanzialmente che la costruzione degli indicatori che utilizziamo per vedere ad esempio se la qualità ecologica delle acque, suggerite magari al Ministero, dal CNR, sono effettivamente efficaci ed efficienti? Può darsi di sì, sono scienziati, che noi siamo scienziati, loro sono più bravi. Ma come validiamo questo dato? Allora qui ci siamo posti un problema, anche il Consiglio Scientifico di Ispra se l'è posto. Qual è il processo di valutazione, di validazione del metodo? Questo tanto vale per i metodi laboratoriali, esattamente, faccio un esempio diverso per capirci. Devono essere validati al nostro interno, questo senz'altro, ma non basta. E allora ci stiamo ponendo, non possono essere validati ad esempio dall'Agenzia Europea dell'Ambiente, che è semplicemente un raccoglitore. Ci stiamo ponendo il problema se non creare un sistema di valutazione attorno all'interno della rete europea delle agenzie, le panetwork, quindi confrontandoci con gli altri colleghi a livello europeo con i quali dobbiamo condividere queste azioni di base. Ultima osservazione che si lega a quello che le reti, io continuo a dire ormai da 50 anni credo, specialmente negli ultimi 20, negli ultimi 10, poi dico che questo paese è ipocrita. È ipocrita, e qui c'è una persona che non è affatto ipocrita, prego, se vieni con noi sei lì per benvenuta, ok? Perché quello che voglio dire, troverete nell'annuario correttamente i colleghi, anche nella sintesi, ricapitolando l'ambiente, segnalano il fatto, ok, il dato della qualità delle acque ad esempio è tot, nel nord-est è assolutamente alta, in altri posti, ma c'è una percentuale in cui sostanzialmente manca l'osservazione. Cioè mancano i punti di osservazione, mancano le reti, mancano sostanzialmente le reti rispetto alle quali avere il dato e l'informazione. Quindi la valutazione è una valutazione sempre non completa e complessiva né comparabile in molti casi, non in tutti i casi. Questi problemi li abbiamo segnalati qui dentro, quindi un atto ufficiale, non si può dire che non ci siamo. Perché dico che la dottoressa Giarratano non è un'ipocrita? Perché una delle poche persone che ha raccolto il grido di dolore che veniva dal fatto che non tanto Ispra, ma il Paese attraverso Ispra non aveva la disponibilità finanziaria per sostenere una rete fondamentale che è la rete mareografica ondametrica. Si è tirata sulle maniche, ha tirato fuori un finanziamento, ma di sua sponte, di sua volontà,
quando ben 6 emendamenti sono stati bocciati, buttati fuori dalle varie leggi, ambientali, leggi di finanziarie, in merito al finanziamento delle reti osservative sia di tipo ambientale sia di protezione civile per questo paese o sistemi osservativi. Consentite di dirlo, perché questa battaglia l'ho fatta e continuo a farla. Ricordo che una legge derivata dalla 183, la legge sulla difesa del suolo, 180, il decreto legislativo 180, che si è stato trasformato nella 267, diceva una cosa: beh, se noi realizziamo delle opere di mitigazione del rischio, abbiamo due necessità fondamentali. Abbiamo una necessità fondamentale di gestire queste opere, di manutenerle, e abbiamo la necessità di osservare se in realtà abbiamo mitigato qualcosa o se non abbiamo mitigato nulla, cioè di osservare come vanno le cose. E nel fare questo, nella legge è stabilito che una certa percentuale del finanziamento che andava sull'infrastrutturazione era reso disponibile per lo sviluppo di queste reti osservative. Con questa comma di un articolo del 267, per quanto riguarda le reti in tempo reale, tanto per darvi un'idea, siamo passati da ordine centinaia a migliaia, ad esempio, di pluviometri nel paese. Oggi quel finanziamento non c'è più. Chiudo dicendo che ci sono alcuni argomenti, in primo estremamente importanti, che sono entrati dentro il rapporto e soprattutto dentro il sistema. Quando dico dentro il rapporto, per me dire la biodiversità. Inizia con l'argomento 1, la biodiversità. Ho già avuto modo di dire che non è semplicemente un'osservazione nel triangolo delle Bermuda, come lo chiamo io. I miei maestri mi hanno insegnato una cosa, mi hanno detto: di qua ci sono le matrici ambientali. Sulle matrici ambientali c'è un oggetto che è l'habitat umano, che si chiama territorio, e la sua infrastrutturazione sociale e produttiva. Poi all'interno di questo c'è un individuo, che è individuo e specie umana, esattamente come ci sono i daini, esattamente come ci sono i calabroni, esattamente come c'è l'erba, esattamente come ci sono i fiori. E allora l'equilibrio complessivo si mantiene all'interno di questo, diciamo, di questo rapporto. E allora all'interno di questo rapporto, che a noi è dato osservare in termini del metodo in cui abbiamo dei determinanti e poi abbiamo degli impatti, che è quello, noi abbiamo pensato assolutamente di rendere sistematico quello che è l'osservazione della biodiversità. E ve lo dico da genovese, ho avuto molto di dirlo: la biodiversità ha sempre voluto dire per la specie umana ritorno, valore aggiunto, se non soldi. Ha voluto dire non solo conservazione di specificità, conservazione di tutela di possibilità future, e penso sostanzialmente alla conservazione di tutti i DNA antichi, che sembrano qualcosa da mettere in una teca, invece sono oggetto fondamentalmente ancora oggi di potenzialità future, anche per curarci, perché poi i farmaci arrivano di lì, no? Quindi ogni tanto magari ci fermiamo. Altri elementi importanti, nel senso che c'è una lettura ancora non completa di quello che io chiamo la parte clima, gas serra, emissioni. Stiamo lavorando su questo, soprattutto sulla qualità dell'aria, stiamo cercando di fare un sistema nazionale, stiamo cercando di vedere la frantumazione sempre dei campanili in tutte le forme, in tutti i protagonismi di questo paese, di portarlo a convergenza e avere quantomeno dei sistemi nazionali di riferimento a cui la biodiversità territoriale è un contributo ulteriore, importante, significativo, ma che ha senso all'interno di un coordinamento generale. E poi c'è il mio orgoglio personale, lo rivendico, il mare. Il mare era oggetto di grande eccellenza anche per alcune agenzie. L'inserimento dell'ex-ICRAM, di ICRAM all'interno, e la sua, diciamo, diluizione e esaltazione all'interno di certi elementi di valore del sistema ha portato sostanzialmente il mare all'interno di tutto il sistema. Noi ci dobbiamo occupare del mare a partire da nord, da est, anzi,
da nord-ovest sino a nord-est. E quindi il mare e soprattutto la fascia costiera per noi è un elemento cruciale. Ci sono alcune cose ancora nell'ordine che non mi vanno bene. Ad esempio, poi ne parlerà Stefano a lungo, ad esempio l'indice pollinico allergenico messo in mezzo a dei processi industriali, lo preferirei in un altro posto, collegato in un altro modo, in un'altra logica. Arriva all'ultimo, il tredicesimo argomento. Certamente non parlo degli agenti fisici, degli agenti chimici, non parlo della via AIA, VAS e tutto il resto che sono nel DNA di AMPA in qualche modo. Parlo ad esempio anche di come, secondo me, deve ancora rinnovarsi, guardi i colleghi qui davanti, e secondo me stiamo facendo passi da gigante, anche la geologia storica nella sua interpretazione di geologia operativa attuale. Siamo riusciti a mettere in piedi un tavolo nazionale con tutti i servizi geologici regionali in un coordinamento nazionale all'interno di questo, e quindi rientra in un coordinamento nazionale tutta l'azione anche della geologia, che era, aveva anche lì punte d'eccellenza straordinaria, sia in termini regionali che in termini agenziali. Però penso al servizio geologico della regione Emilia-Romagna e penso invece ad esempio alla geologia presente all'interno di alcune agenzie come l'agenzia regionale del Piemonte e compagnia varia. Dirò ancora due cose e poi mi fermo, chiedo scusa di questa mia introduzione, ma questo è l'ultimo annuario che presento ed è anche un po', se volete, non un bilancio, ma se volete un lancio in avanti. È quella che un po' brevemente, secondo me, va vista in termini più complessivi, è conoscenza ambientale. Nella conoscenza ambientale abbiamo fatto passi da gigante, anche utilizzando l'innovazione. Ci stiamo ponendo oggi di avere un discorso comune, ad esempio utilizzando quell'accidenti strano che utilizza mio figlio, che utilizzate voi, si chiama Twitter o altre cose del genere, oltre ad avere ognuno il suo account, credo Twitter, anche noi ce l'abbiamo, e altre cose del genere, ma soprattutto come riuscire a fare sistema nel dare informazione e nel dare conoscenza. Questo è un altro passo, secondo me, gigantesco, importante, che però anche in questo caso va coniugato con da dove sono partito. Io vorrei un sistema che avesse questa piattaforma, che unisce tutte le piattaforme, che unisce le piattaforme anche esterne, che ha rapporti verso l'Europa, ha rapporti verso gli altri soggetti nazionali, che è accessibile, open, è aperta nei dati, è aperta nell'informazione, delegata per quanto più possibile, legata al tempo dei fenomeni. Continuo a dirle questo, al tempo dei fenomeni è legata al tempo reale. In forma organizzata, coordinata, concorrente, equipollente. Chiudo con una mia soddisfazione, io sto arrivando da Bruxelles, dove devo dire, ho cercato di riversare la mia storia dentro il sistema agenziale nazionale, non solo ISPRA, la mia storia delle politiche spaziali e soprattutto di osservazione della terra di questo paese. L'Italia rappresenta nel quadro europeo senz'altro una delle punte più avanzate, in diverse materie, e non solo a livello europeo. L'utilizzazione di interferometria satellitare, l'utilizzazione dell'alta risoluzione, l'utilizzazione o meglio la promozione di nuove missioni come quella iperspettrale. Abbiamo vinto a mani basse, guidata da una parte pubblica che è stata ISPRA e le agenzie, che ha coordinato anche altri ministeri come il MIPAF, e dall'altra parte il sistema delle imprese coordinata dai GEOS. Abbiamo vinto una gara europea che riguarda l'iperspettrale. Ce la siamo vinta 5-3 sui francesi. Non c'è stato confronto. La presentazione del nostro progetto istituzionale relativamente all'utilizzazione a una nuova missione iperspettrale da parte della Commissione europea è stata giudicata uno dei più alti punti che siano rappresentati nell'ambito, negli ultimi, dal 2005 ad oggi, nell'ambito di tutte le progettualità europee. Questo non è un merito mio, io sono rappresentante italiano, ma è un merito di tutti noi, dimostrando che quando facciamo squadra,
quando la smettiamo con i personalismi, questo è mio, questo è tuo, quando sostanzialmente concorriamo con tutto ciò che possiamo, quando abbiamo chiaro qual è il nostro compito e lo difendiamo, ma difendiamo anche il compito dell'altro, che è il suo compito, e non facciamo invasione di campo, questo paese viaggia a mille. E voglio dirlo oggi, che forse è un momento in cui le cose ci sembrano cambiare intorno a noi. L'ho detto prima, navigare nei mari tempestosi è una delle cose più belle, e se lo si impara a fare, si impara un concetto fondamentale della natura che si chiama resilienza, e allora siamo resilienti anche noi. Grazie a tutti di essere presenti.